Ma meglio questa di quella di casa mia. Anche quella parale. Mi sentite? Ok, scusate perché era apparso sul telefonino. Però insomma, ecco, per noi dei borghi dell'Orbetano, dell'Alto Orbetano, in particolare per Figulo e Fabbro, poi qua abbiamo il vice sindaco Isabella Tedeschini, c'è il sindaco di Parrano, sì. Isabella, c'è il sindaco e poi abbiamo Paola Rizzitelli e Paolo Piacentini, che diciamo poi ci introdurranno meglio dentro questo aggiunto. Io esprimo tutto, prima di passare la parola a Isabella, esprimo tutto il mio apprezzamento in particolare alla casella, che come sapete è un agriturismo storico del Umbro, uno dei primi a nascere, che diciamo ha rivestito sicuramente un ruolo importante nel determinare lo sviluppo di questa tipologia di turismo, in particolare in passato era legato all'equitazione e oggi diciamo a tutta una nuova dimensione, oltre all'equitazione, legata alle attività del benessere e del vivere nella natura e sviluppare diciamo, azioni riguardanti la natura. E questo festival di quest'anno è diciamo un passo importante. È qualcosa di fondamentale a mio avviso, perché un'azienda privata come la Casella, seppur diciamo con il patrocinio dei comuni di Figulo e di Parrano, diciamo, mette un seme importantissimo per quello che potrebbe essere in futuro un festival che riguarda a tutti gli effetti l'intero territorio, con un coinvolgimento quanto più ampio possibile. Tuttavia, già da quest'anno abbiamo un calendario estremamente interessante che si rivolge al turismo, diciamo, non strettamente locale, ma anche a chi a livello locale vuole fare esperienze legate alla natura e a tutte le attività che poi ci saranno illustrate. Quindi io, esprimendo questo apprezzamento, mi fa anche piacere che i due comuni, Figulo e Parrano, possano dimostrare anche con questa attività che diciamo, c'è una voglia di ripresa, c'è una voglia di uscire da quel periodo cupo che è stata, io vorrei iniziare a pensare come qualcosa che iniziamo a mettere dietro le spalle, che è la pandemia. Lo dico ovviamente con le dita incrociate, però insomma dobbiamo tornare alla normalità e dobbiamo tornarci con forza per tornare ad essere, diciamo, un paese, l'Italia, ma il nostro territorio, insomma, un luogo orientato allo sviluppo e alla crescita economica e sociale. Passo la parola a Isabella. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Io appunto sono qui in rappresentanza del Comune di Parrano, ringrazio il sindaco di Figulo Maravalle per l'ospitalità che questa mattina ci ha riservato nell'ottica di questa nostra condivisione, diciamo, nella promozione e nel patrocinio di questa iniziativa di assoluto pregio. Infatti appunto ringraziamo la casella, come ricordava appunto il sindaco, l'associazione AUEN, Paola Rizzitelli, che si sta occupando appunto di coordinare tutta la comunicazione della TAP e dell'organizzazione e la logistica degli eventi. Quindi fondamentalmente siamo qua per presentare questo programma, che poi appunto ci racconterà meglio Paola, e abbiamo poi uno dei rappresentanti del comitato scientifico del Festival Itaca che ci appunto ci illustrerà meglio in cosa consiste questo festival. E chiaramente per noi, che avevamo promosso a livello
anche comunale, già dall'inizio della nostra amministrazione, 5 anni fa, il tema del respiro, quindi la certificazione scientifica del valore anche medico di questa qualità dell'aria che può comunare tranquillamente le nostre zone, perché siamo appunto immersi nel verde in un territorio incontaminato e entrambi condividiamo appunto anche il riconoscimento di MAB UNESCO, nel senso che abbiamo una parte di bosco che è integrata nella riserva MAB UNESCO del Monte Peglia. E per noi, ecco, veicolare queste iniziative, soprattutto dare valore e attuazione pratica a quelle che sono le istanze che portiamo avanti come Figulla e Parrano, è sempre appunto valore, ma soprattutto è un'occasione di rilancio, come diceva il sindaco di Figulla, appunto di questo territorio che deve passare da quello che c'è, dal nostro ambiente, dalle nostre potenzialità, e chiaramente questo è uno dei primi esempi pratici. Grazie. Passiamo la parola a Paola Rizzitelli, che ci illustra tutto quanto il grande lavoro che abbiamo messo in campo insieme a Rita Carte. Allora, buongiorno a tutti. Vi chiedo di chiudere. Qui abbiamo organizzato una situazione particolare, perché oramai con la questione pandemia ci siamo inventati delle situazioni anomale in cui più persone si trovano peraltro nella stessa stanza, e quindi io adesso sento il ritorno, per favore, vostro, quindi dovreste togliere l'audio dal computer. Pronto? Non c'è. Sì. Dovresti togliere completamente l'audio dal tuo computer. Non l'audio tuo, l'audio quello del computer. Ok, perfetto. Scusate questa interruzione, ma stiamo sperimentando situazioni nuove che tra un po' diventeranno, spero, non troppo normali, ma comunque ci faremo l'abitudine ad alcune situazioni. Quindi, questo anche per dare la possibilità di essere seguiti da un po' più persone, di non creare troppa confusione in questa sala e di avere giornalisti che possano un po' comprendere quello che stiamo creando in questo territorio. E, io ho un po' il coordinamento, l'organizzazione e la comunicazione di questa tappa che per la prima volta si verifica in questo territorio ed è l'unica tappa in Umbria. È un territorio che secondo me è non solo è sensibile, ma è anche adatto a reinterpretare la filosofia del turismo che Ithaca propone. Per questo motivo, prima di entrare io nel dettaglio di quello che sarà fatto in questa tappa che abbiamo chiamato Valle del Chiani e che mette insieme alcuni dei comuni della Valle del Chiani, sperando che magari un prossimo anno si espanda ancora di più il proprio territorio, in questo momento penso che sia importante far conoscere a chi ci sta ascoltando e chi ci seguirà dopo cosa rappresenta effettivamente il festival. E per questo motivo che prima del programma e prima anche di fare due chiacchiere con Thomas Torelli, che tra un po' ci raggiungerà e che avrà una parte attiva nel programma, che vi ricordo è dal 1 al 4 luglio, vorrei passare la parola a due rappresentanti istituzionali importanti che hanno visto nascere, hanno fondato, sono all'interno del festival a livello nazionale, che sono Sonia Bregoli, fondatrice di Ithaca, e Paolo Piacentini, componente del comitato scientifico di Ithaca. Quindi con loro possiamo sicuramente capire qual è il senso di un festival che è la sua 13ª edizione e che quest'anno ha scelto come tema il diritto di respirare. Quindi mi piacerebbe capire insieme a loro sia come è nato, cosa significa Ithaca, perché in tanti ce lo chiedono, e come mai quest'anno la scelta di questa tematica. Passo la parola a Sonia. Buongiorno, mi sentite? Mi sentite bene? Ok, bene. Se mi date un cenno che mi sentite, sì, ok, sentiamo. Perfetto. Salve a tutti, salve, felicissima veramente di essere qua in questa giornata importante per lanciare questa new entry, questa nuova tappa. E come diceva prima Paola, in Umbria, quindi siamo veramente molto contenti come rete nazionale
Ringrazio anche la vice sindaca di Parrano, Isabella Tedeschini, che già avevamo avuto modo di incontrarci in un momento di coordinamento. Ringrazio anche il comune di Ficulle, quindi il sindaco che prima ha partecipato, insomma, ha aperto questo incontro. Veramente importante avere sempre le istituzioni presenti, parlando di turismo è importante. Il festival Ithaca, adesso vi spiego un attimo, no, il contesto, giustamente come diceva Paola, nasce 13 anni fa a Bologna dove io sono adesso, dall'associazione IODA di cui faccio parte io, in collaborazione con due ONG locali che è Nexus e il COSPE, e in collaborazione dal lontano 2009 con ITR, che è l'Associazione Italiana Turismo Responsabile. Il festival nasce veramente in un momento nel 2009 quando ancora questi temi legati al turismo responsabile non erano così forti come lo sono adesso. Quindi la nostra idea nacque proprio di una due o tre giorni a Bologna per riflettere su quello che è il concetto di viaggio. Quindi noi volevamo parlare di viaggio, analizzarlo, capire quali sono gli impatti, no? L'idea è nata dal fatto che non c'era bisogno di andare dall'altra parte del mondo per poter viaggiare, ed infatti il nome Ithaca, che è quello che ci chiedono in tanti, ha due significati. Ithaca, l'isola del grande viaggiatore Ulisse, no? Della nostra storia per antonomasia del Mediterraneo, quindi che viaggia e attraverso il viaggio fa delle esperienze di crescita, no? Di consapevolezza, che è quella che poi noi diciamo è l'esperienza che viviamo quando interpretiamo un viaggio. Dall'altra parte Ithaca, gli avevamo dato una denominazione proprio locale, in dialetto bolognese vuol dire sei a casa. Quindi per noi l'idea era quella di pensare al viaggio, no, dietro casa, quindi di aprire la finestra, la porta di casa, scendere nel parco, nel giardino, nei luoghi che magari viviamo tutti i giorni, ma guardarli con occhi diversi. Quindi rendersi conto, no, del bellissimo territorio in cui noi viviamo in una maniera diversa. Se pensate a 13 anni fa, l'idea del viaggio dietro casa non era così amplificato, così giustamente, no? Come lo è, così importante come lo è oggi. Il nostro festival è nato così, con poche giornate, con una riflessione su quelli che sono i diritti rovesci del viaggio, e quindi anche una riflessione su quello che è il tour che era. Che lo sarà adesso, anche una revisione del turismo di massa, quindi dell'impatto di che cosa vuol dire viaggiare, quindi l'utilizzo di mezzi sostenibili, quindi anche quanto noi impattiamo sui territori, sui luoghi che andiamo a visitare. E da lì quindi parte questo viaggio del turismo responsabile, a cui ci rifacciamo a quella che è la denominazione di ITR sul turismo responsabile, cioè che le comunità locali devono essere protagoniste del proprio sviluppo del territorio. Quindi la comunità deve entrare a far parte no, della creazione delle politiche, ma anche non solo di quelle che sono, no, le linee, anche lo sviluppo turistico di un territorio. Quindi tenendo in considerazione la tradizione, la storia, no, l'arte, l'importanza di quello che vuol dire far parte di un territorio, quindi le relazioni, quindi la bellezza locale. Questo è da cui noi partiamo. La rete negli anni è cresciuta tantissimo, quindi da Bologna ci ritroviamo quest'anno nel 2021 in 25 tappe, attraversando 16 regioni, tra cui una di queste tappe è proprio quella della Valle del Chiani. Quindi ed è anche la prima edizione che, oltre alla Valle del Chiani, nelle settimane scorse
C'è stata anche la tappa leonessa, quindi un'altra tappa importante nella zona centrale dell'Italia. Ancora prima, all'inizio a metà giugno, abbiamo avuto la tappa sui Monti Sibillini, quindi tra Ussita, Fiastra e Arquata del Tronto. Quindi, nel senso che è importantissimo quindi parlare infatti di turismo responsabile e sostenibile in questi territori. Hanno un significato molto importante. Infatti il festival nasce proprio, diciamo che si sviluppa dal basso con delle reti locali, e lo dimostra anche la tappa della Valle del Chiani, che parte proprio dal basso, quindi con associazioni locali, tra cui il resort, le Caselle, che è un resort importante, ma anche dell'associazione AUEN, che ha collaborato alla creazione del programma con proprio delle, diciamo, dei proprio rispondendo a quello che è il tema nazionale. Infatti ogni anno il festival ha un tema nazionale condiviso, che viene scelto con i coordinatori delle diverse tappe che vanno dal nord al sud Italia. L'anno scorso avevamo la biodiversità, l'anno prima ancora la restanza, quest'anno il diritto di respirare. Abbiamo scelto il diritto di respirare proprio anche come risposta al momento storico molto particolare che stiamo vivendo. La pandemia naturalmente ha amplificato quelli che sono i nostri temi, no? Quindi il turismo di prossimità, non potendo viaggiare fuori dal proprio paese, costretti quindi chiusi nelle nostre case, quindi ci ha tolto quel respiro. Noi siamo partiti da questo concetto, quindi il diritto di respirare era proprio un segno, un messaggio, un'idea di dire ok, torniamo a respirare, ma a 360 gradi, nel senso pensando anche al fatto che dobbiamo preservare, perché la pandemia ce l'ha detto, dobbiamo preservare quelli che sono i nostri territori, i nostri boschi, la natura, no? Il nostro pianeta. Siamo in un momento particolare, le nuove generazioni anche ce lo stanno dicendo, pensiamo ai grandi movimenti mondiali sul Friday for Future, no? Quando si poteva scendere giù nelle strade, le manifestazioni dei giovani proprio lanciavano il messaggio di preserviamo il pianeta, troviamo delle nuove strategie, delle nuove linee di azione, perché dobbiamo fare delle scelte, decidere da che parte stare. Quindi per noi diritto di respirare è proprio anche diritto di respirare nelle nostre città, che spesso sono completa, ci ritroviamo a fare queste attraversare le nostre città in apnea per colpa dello smog, quindi invece dobbiamo pensare a delle città più verdi, più respirabili, ma il diritto di respirare è anche riferito alle aree interne, no? Allo sviluppo, anche a riprendere, no, il ruolo dei borghi abbandonati, quindi c'è anche tutto questo discorso delle aree interne, che poi anche dei cammini, che poi anche Paolo Piacentini, che è qua vicino a te Paola, membro del nostro comitato scientifico, su questa cosa lui è il nostro maggiore esperto, no? Come presidente di FederTrek, come anche scrittore, grande camminatore, quindi dopo magari potrà anche lui spiegare questa parte importante del festival legato ai cammini. Cioè, quindi il diritto di respirare sono anche i cammini, no? Riprendiamo a camminare insieme, quindi è anche veramente il diritto di respirare a tantissime declinazioni. E sarà interessante, già lo stanno facendo, vedere come le tappe declinano questo tema. Infatti ho visto il bellissimo programma che avete organizzato, già comunque parla di forest therapy, di yoga, di lezioni di yoga, di meditazione, teatro nella natura. Ecco, questa è proprio già una
importante interpretazione del diritto di respirare. E naturalmente contemporaneamente anche noi a Bologna questo weekend partiamo con gli eventi fino alla fine di luglio, quindi insomma è un cammino che facciamo insieme di cui siamo veramente molto contenti. Vi mando i saluti dal direttivo di Bologna, che con me è Pierluigi Musarò dell'Università di Bologna, professore dell'Università di Bologna, Simona Zedda che si occupa della segreteria e di Damian Castro. Siamo il gruppo, e lo voglio sempre nominare, che dall'alto a Bologna insieme ai coordinatori di tutte le tappe insomma porta avanti questo progetto. Io mi fermerei perché su Itaca ci sarebbe veramente tanto, essendo 13 anni di progetto non è facile racchiuderlo in poche parole. Quindi io lascerei la parola a voi Paola, così che potete andare avanti e vi ringraziamo veramente di essere di far parte di questo nostro progetto nazionale e di essere diventati compagni di viaggio, ecco questo. Grazie Sonia per averci dato anche un po' tutte quelle spiegazioni che preferivo che sentire da te, che le hai vissute. E, qua abbiamo in sala, dobbiamo un attimo assestare ogni volta i microfoni e gli audio per evitare dei ritorni. Spero che si senta bene lì. Io sento qualcosa in eco, ma fa niente, mi ci abituerò. Quindi do il benvenuto innanzitutto a Thomas Torelli, che prima di proseguire, Thomas Torelli che è arrivato qui con noi e fa parte del programma di Itaca, un programma più culturale di consapevolezza, infatti arriveremo poi con lui al sabato sera con un evento speciale. È arrivato anche Angelo Formicola di AWEN, che spero che poi ci dia in qualche minuto anche una presentazione del senso delle attività che lui coordinerà in Itaca, che sono molto, molto legate appunto al contatto con la natura, qui ai camini, alla forest therapy, che abbiamo introdotto alla casella. La casella, non le caselle, quindi faccio giusto questa piccola precisazione, di cui peraltro io rappresento anche un po' insieme ad Angelo essendo che stiamo appunto collaborando con la casella proprio per creare in questo territorio ulteriori nuove idee di sviluppo turistico che portino le persone ad essere ad un contatto consapevole con la natura, perché qui siamo immersi nella natura. Ce n'è tante, anche selvaggia, sono delle aree tutte da scoprire e a volte secondo me che vengo da fuori, perché sono arrivata qui da pochi mesi, secondo me date per scontate, cioè il modo in cui si può vivere e relazionarsi con questo tipo di natura da chi ci vive, da chi ci è cresciuto non è percepita con il valore che invece ha e che noi vogliamo diffondere e far conoscere. Ma poi ritornerò un attimo su queste tematiche dopo, quando vi farò una carrellata delle attività che noi presenteremo. Intanto, visto che è qui con noi Paolo Piacentini, che poi abbiamo scoperto da poco essere veramente vicini di territorio, qualche parola da lui in merito proprio al senso anche del cammino, perché poi Itaca parla proprio di cammino e di viaggiatori che scoprono nel loro andare una nuova dimensione di viaggio e di relazione con quello che incontrano, dalla natura al borgo, a ciò che abbiamo bisogno ancora di scoprire, sebbene sia nelle nostre radici, nella nostra essenza, nella nostra storia. E quindi la parola a Paolo. No, grazie a voi, mi fa piacere immensamente essere qua. Tra l'altro grazie alla bravissima Sonia per le parole che ha detto, ma in generale per la presentazione che ha fatto di questa bellissima esperienza del Festival di Itaca. Io approfitto, stando in zona, conoscendo già un po' questa realtà così bella, intervengo anche come diciamo esperto del ministro Franceschini per i cammini dal 2014, e ho creato insomma diciamo insieme al ministero, insieme alle regioni e ai territori un po' quello che è stato anche una sorta di atlante digitale di Cammini d'Italia, e ad oggi diciamo che siamo in una realtà abbastanza avanzata rispetto a quello che poteva essere diciamo l'esperienza dei cammini storico-culturali del nostro paese. Nel 2014 pensate che era soltanto la via Francigena attenzionata. Oggi anche in questa terra meravigliosa, tra l'altro con il Monte Peglia, che ha una storia abbastanza antica, che
parte da qualche decennio fa, nella storia di presenze, diciamo, anche molto alternative, di gente che scappava dalla città per costruire delle situazioni un po' antesignane di quelli che poi sono diventati anche gli agrovillaggi. È una zona che è rimasta particolarmente selvaggia, prima Paolo l'accennava, e intorno a questa terra si stanno costruendo, ad esempio parlando di cammini, delle realtà molto interessanti, e sarebbe bello intrecciarle con il territorio più a nord dell'Orvietano. Parlo ad esempio dell'esperienza dei Borghi Silenti, del circuito dei Borghi Silenti che si è sviluppato nella zona dei Monti Amerini, che sta avendo un grande successo. Sono borghi silenti ma anche borghi del respiro per alcuni versi, perché sono borghi molto piccoli. Parlo, per capirci, se qualcuno può avere un riferimento più preciso, un luogo più conosciuto è Toscolano, dove c'è il centro, il famoso centro di Mogol. E questa esperienza appunto dei cammini che si stanno intrecciando in questi territori è molto molto interessante. C'è la Regione Umbria, tra l'altro, che ha una persona molto in gamba, insomma, che segue tutto il tema dei cammini, che è Gigi Bettin, e sicuramente questi territori hanno una potenzialità incredibile. Il festival potrebbe diventare effettivamente uno dei luoghi, uno dei momenti per mettere l'attenzione su quello che è un camminare consapevole di cui oggi abbiamo bisogno. Io ho visto anche io il programma, molto fitto, molto interessante, e cercherò anche di partecipare se è possibile, ma sicuramente è da promuovere in tutto il territorio, tutto il discorso della forest therapy, che è interessantissimo. Dicevo, la rete dei cammini che abbiamo sviluppato con il Ministero della Cultura, ormai la rete è molto fitta, no? Qui vicino parte cammino dei Borghi Silenti, c'è anche un cammino che sta avendo un grande successo, che è il Costo Costa, che passa per Orvieto, ed è un cammino che va dalla costa adriatica alla costa tirrenica, siamo poco più a sud, e tutti questi itinerari però possono diventare, diciamo, dei raccordi, delle infrastrutture, diciamo, leggere, verdi, a cui andarsi a raccordare anche da questo territorio un po' più a monte, facendo in modo però che il cammino che va da quest'area dell'Orvietano verso la zona più a valle, verso il lago di Corbara, dove appunto passano queste realtà che vi accennavo prima, potrebbe essere invece però una riscoperta di un camminare più consapevole, più lento ancora, no? Quindi non l'ennesimo cammino di livello nazionale, perché appunto l'Umbria ha già una rete abbastanza fitta, invece dei cammini locali che attraverso un'esperienza, che so, la camminata meditativa, la camminata che è andata a sperimentare in questi giorni, la camminata, un'esperienza della forest therapy, no? Che quindi abbiamo sperimentato a Calunsi, da Leonessa, ed è una cosa che sta avendo molto molto successo, potrebbe essere veramente un elemento, diciamo, di rinascita del territorio. Concludo con una cosa, io mi sto occupando sempre con il Ministero della Cultura anche di un lavoro che dovremmo fare con il Ministero della Pubblica Istruzione sulla scuola all'aperto, sulla scuola, diciamo, una formazione che sia legata anche all'esperienza del cammino. Questo è un elemento molto interessante, e credo che quest'area, ripeto, potrebbe essere, per le caratteristiche che ha, appunto, deve essere ancora un'area selvaggia, no? Il Monte Peglia, se si attraversa, veramente dà un'impressione incredibile, perché da Orvieto, quando vai verso, diciamo, Perugia, attraverso tutto il Monte Peglia, ti rendi conto che c'è un ambiente naturale molto selvaggio che ti sorprende, perché in fondo sei nella piena, nel pieno centro Italia, sei vicino a città storiche così importanti, eppure c'è questa realtà. Questo elemento, diciamo, che è ancora, diciamo, integro dal punto di vista paesaggista, dal punto di vista naturalistico, potrebbe essere una delle ricchezze più originali che, partendo proprio dal festival, potrebbe essere messo in risalto. Secondo me su questo, io non so la Regione Umbria poi se è stata coinvolta o meno, però ha un settore, appunto Promozione Umbria, che si occupa di cammini, che favorisce, promuove i cammini, potrebbe essere interessante in quest'area sviluppare un aspetto originale di questa esperienza di un turismo lento, di un turismo di qualità che solo, ripeto, lo dico girando tutta l'Italia, insomma, che quest'area preserva in modo molto particolare. Ci sono, diciamo, poi inserite esperienze come quella dal punto di turismo importanti, no? I turismi che hanno fatto la storia, con dei casali recuperati in modo egregio, inseriti benissimo nel paesaggio, ma allo stesso tempo c'è questa parte, diciamo, più selvaggia, che permette esperienze di cui oggi abbiamo molto bisogno. Io ho scritto anche un piccolo articolo di riflessione sul diritto di respirare, e ho scritto anche una cosa, ovviamente ho riflettuto molto sul tema della cura del territorio e anche di come riabitare i territori. L'esperienza di Paola
che ho conosciuto da poco, e ho saputo solo, insomma, veramente al volo che c'era questa tappa così vicina, me l'ho un po' sfuggita, come io sono da Melia, adesso vivo da Melia in campagna. E c'è anche un discorso di come riabitare la terra, come riabitare i territori. Non dobbiamo avere timore di qualcuno che arriva da fuori, no? Perché ecco, se ci sono persone che arrivano e si innamorano immediatamente di quella terra e trasferiscono, no, il proprio amore per conoscere in modo più profondo, è un arricchimento delle comunità locali, perché spesso mi capita, girando l'Appennino, occupandomi all'interno di Giassonia, di trovarmi davanti a persone che dicono: ma il vero montanaro sono io perché ci vivo. Ma non basta più la presenza fisica dei luoghi, invece bisogna tornare ad amarli e conoscerli, perché altrimenti la presenza fisica non basta più, perché io posso anche vivere, essere residente in una montagna, un luogo di 800 anime, 100 anime, ma essere fuori, diciamo, estraniato da quella realtà, non conoscerla più. Invece abbiamo bisogno di persone del luogo, persone che vengono da fuori, che insieme ricostruiscono delle comunità che io definisco autentiche. Non basta più, ripeto, essere presenti in un territorio, ma oggi abbiamo bisogno, per rigenerarci tutti, soprattutto nella fase della post-pandemia, di riprendere ad amarle. E qual è l'elemento migliore per amarle? Conoscere lentamente, conoscere nel profondo, e quindi anche esperienze di questo tipo, come questo festival, possono essere un punto di partenza importante. Grazie, grazie tante, e penso che avremo sicuramente modo di proseguire dopo Itaca con tutta una serie di iniziative, perché comunque Itaca mi auguro che sia il punto di partenza di una scelta di un territorio di andare in una determinata direzione in modo strutturato e consapevole, senza nulla togliere a quello che c'è e che c'è stato. Sorridevo prima perché parlavamo di borghi da 800 persone, io sono in un borgo che complessivamente ne ha credo 500, ma io sono nella frazione di un altro piccolo borgo che ne ha 12, quindi insomma ce n'è per tutti i gusti. Io penso che se si vuole recuperare e provare a vivere quella che è la dimensione del borgo, ci sono tantissime situazioni e realtà da poter vivere. E, no, io sento parlare di recuperare il borgo, vivere il borgo non è uno, i borghi sono molteplici, ognuno con la sua storia, ognuno con i suoi abitanti, la sua cultura, le sue abitudini, i suoi pregi e i propri difetti, sono tanti, ecco, e quindi spero che si torni sicuramente a recuperare queste dimensioni, ma credo che in questo periodo c'è grande voglia, grande curiosità anche, sia verso la natura che verso queste dimensioni, che ci riportano a qualcosa che abbiamo perso nel tempo. E, tornando invece al nostro programma, noi abbiamo scelto di introdurre in un programma un po' tutti quegli elementi che ci possono consentire di recuperare questa dimensione del respiro, grazie al cammino, grazie al viaggio slow. Qui siamo circondati in un mondo di città e comuni e borghi slow, laddove non vuol dire andare lenti, ma vuol dire comunque andare con più consapevolezza, recuperando dei valori importanti dal punto di vista della relazione in comunità, dal punto di vista del contatto con la natura, della comprensione di quello che c'è e del tempo che ci si deve dare per comprendere queste cose. Per cui apriamo questo programma con la prima attività che è un e-bike tour, quindi andiamo lentamente senza far fatica attraverso un percorso con le e-bike alla scoperta di un territorio. A dire la verità abbiamo scelto due percorsi bike, il primo di luglio che andrà verso Parrano, verso Pievelunga, conoscerà un po' quel versante e conoscerà di quel versante non soltanto le bellezze paesaggistiche e storiche, ma anche i sapori. Abbiamo dedicato il primo tour bike alla degustazione dei sapori legati alla coltivazione e quindi attraverso un'azienda agricola, la permafattoria che si trova lì a Pievelunga. Faremo delle degustazioni di olio e di prodotti della loro azienda agricola, mentre il giorno successivo il tour sarà verso Ficul, dove anche qui conosceremo il territorio e saremo nell'azienda invece Vitalonga a degustare invece i vini di questo territorio. Quindi per noi comunque conoscere e scoprire la cultura e i sapori di un territorio è un modo anche per respirarlo.
Cioè, il respiro è anche questo, sentire, respirare quello che c'è nell'aria, e quello che c'è nell'aria è fatto di tanti elementi, quindi utilizziamo il movimento per poterlo fare. E prima di proseguire vorrei che sia invece Angelo Formicola a darci più che una carrellata anche una sorta di senso e significato delle attività che verranno svolte presso la casella, e peraltro che iniziano proprio con il 1° luglio con una sorta di seminario che parla del respiro per il benessere. Che in quel luogo abbiamo anche, grazie ad Angelo, creato un centro olistico per il benessere che punta proprio a questo. Per cui durante questi 4 giorni avremo la possibilità di sperimentare insieme alle persone che ci verranno a trovare, agli ospiti che avremo lì, una serie di attività profonde di cui lui ci parlerà, e insieme a queste anche dei cammini attraverso la Forest Therapy, perché come ci racconterà lui c'è un progetto in atto alla casella. Dopodiché arriveremo a Tomastorelli, a cui chiedo di pazientare ancora qualche minuto perché con lui apriamo un altro dibattito importante. Angelo, tu ti vuoi avvicinare a noi o ti colleghi? Oh, ok, ci sei. Benvenuto Angelo. Ah, si sente? Adesso si sente. Ok, ciao a tutti. E, ripeto, io sono arrivato alla casella a dicembre di quest'anno. Vengo dal Trentino ed è nato così, in modo abbastanza spontaneo, un progetto di rivalutazione di questo territorio, location, e portando tutta una serie di servizi per potenziare, a parte il centro benessere, che è il mio mestiere, quello di cui mi occupo come terapista e come formatore per varie attività. E poi da lì si è creata questa sinergia, cioè con l'AIMF, quindi con la medicina forestale, e da cui è nata l'idea di creare proprio dei sentieri per la salute, colorando un po' il territorio, cercando di vedere, di creare proprio dei vari percorsi, sia brevi che più ampi, per pronti. Poi allo stesso tempo parte dei progetti, perché poi io sono arrivato avendo idea di creare delle cose, si sono unite diverse persone con me, quindi adesso siamo un gruppo di 5-6 persone con diverse che viviamo giù, proprio stabili in questo luogo, e quindi attraverso un'associazione stiamo proprio creando tutta una serie di spazi e attività legate alla natura, cioè a partire da autosufficienza, dallo sviluppo di permacultura. Abbiamo creato un orto giardino terapeutico che rappresenta il fiore della vita, quindi è una figura molto ampia, sono 40 metri per 40, che avrà anche delle funzioni didattiche, oltre che cominciare ad avere una produzione proprio alimentare a chilometro meno che zero, perché sono 10 metri da dove mangiamo. E ecco, quindi diciamo, queste sono un po' tutte le attività che poi verranno presentate a Itaca, e quindi a partire dalla Forest Therapy, e quindi in quei giorni lì ci saranno 2-3 percorsi, i primi giorni più brevi dove trekking sciamanico, quindi introducendo anche un ritorno a quelle che erano le tradizioni antiche, e quindi di popoli che vivevano in connessione con la natura in modo molto, molto stretto. E quindi il senso è sì, parlare di respiro tra restrizioni e dispositivi ha subito, diciamo, tanti stress, per cui ci sarà questa conferenza dove parlerò proprio di quello che è il respiro rispetto alla salute, quindi delle sue connessioni con sistemi di stress, il sistema nervoso autonomo, di come
proprio avere, prendere coscienza del respiro può cambiare anche velocemente una condizione interna e riequilibrare tante cose. Poi abbiamo inserito anche delle attività più didattiche, quindi con la costruzione degli aquiloni, cioè, e altre cose per, con cui diciamo, l'aria si trasforma in suono attraverso strumenti, attraverso concertistica, ma non saranno attività di suono legate a creiamo musica d'ascolto, ma avranno sempre una funzione riferita alla salute. E quindi venerdì sera ci sarà questo concerto di Antanna e arpa, e poi verranno fatte delle esperienze sempre nel bosco con strumenti come il monocorda e altri strumenti che hanno proprio un approccio sempre per la salute della persona. Ecco, quindi questo è un po' quello che abbiamo preparato per questo evento. Ho detto tutto, non... Grazie Angelo, l'evento è veramente, il programma è abbastanza denso, per cui io vi invito tutti a guardarlo, leggerlo anche sul sito di Itaca, dove nella sezione tappe, cioè la tappa Valle del Chiani, quindi troverete tutto quanto ora per ora le proposte che ci sono. E salterei in questo momento direttamente al 3. Gli audio, i volumi dei telefoni, per favore. Salterei alla sera del 3, dove c'è un evento speciale, anche un po' anomalo, no? per le tappe, perché guarderemo insieme e commenteremo poi tutti insieme il film Un altro mondo di Thomas Torelli, che è qui con noi, che sarà accompagnato anche dalla presenza della presidente del comitato scientifico dell'AMF Medicina Forestale. E perché abbiamo coinvolto Thomas? A parte che lo conosco da un po', ho già presentato qualche suo film e siamo in attesa del suo prossimo film, per cui volevo assolutamente introdurlo in questo territorio in occasione di questo festival, perché, come ci dirà lui, Un altro mondo ci aiuta a recuperare questa dimensione del respiro e della consapevolezza, ma anche perché sono molto collegate tutte le attività che noi faremo, quello che ha detto Angelo, il film Un altro mondo, la forest therapy, la nostra connessione anche con la natura. Quindi spero che partecipiate numerosi la sera del 3 luglio alle ore 21, ma adesso passo la parola a Thomas, che avrà sentito un po' così raccontare di Itaca, e spero che si sia fatto anche lui un'idea del senso del diritto di respirare che stiamo introducendo. E adesso a te la parola, Thomas. Buongiorno a tutti, grazie Paola. E sono felice di venire a presentare il film Un altro mondo all'interno di una manifestazione di questo tipo. È stimolante, anche perché il film credo che sia perfettamente in linea con tutte le tematiche trattate. Parliamo di ecologia. Questo film ha vinto il Clorofila Film Festival come miglior film documentario del 2014, che è il film di Lega Ambiente, quindi è stato premiato come miglior film di Lega Ambiente nel 2014. Questo per dire cosa? Che è un film che apparentemente non parla di natura in maniera specifica, ma in realtà parla di natura in tutta la narrazione, perché quando parliamo di connessione con il prossimo, parliamo anche di natura, parliamo di madre terra, parliamo di rispetto di tutto ciò che ci circonda. E il respiro all'interno di questo panorama, secondo me, si inserisce benissimo, perché come diceva Angelo prima, il respiro è anche connessione. Se tu cominci a respirare e respiri consapevolmente, sei connesso a tutto ciò che c'è intorno a te. Noi abbiamo perso questo senso di appartenenza, perché abbiamo anche perso la capacità di respirare, o meglio, respiriamo per sopravvivere, ma non respiriamo per stare centrati, non respiriamo per riconnetterci. E quindi questo film in qualche modo propone un'altra visione del mondo, da qui il titolo, e in questa visione del mondo c'è anche un altro modo di approcciarsi alla vita, che è anche quello di respirare consapevolmente per ridiventare parte di un tutto. Come diceva
Galileo Galilei, le cose sono unite da legami invisibili, non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella. Ecco, sono convinto che il respiro fatto in maniera consapevole ci ripropone questa visione del mondo, una visione del mondo in cui siamo coscienti della nostra parte del mondo, che non è una parte sopra il mondo, ma è una parte nel mondo connesso agli altri. Thomas, ci fai una carrellata anche dei personaggi che tu hai avuto la possibilità di intervistare, no? Con cui hai interagito, perché il tuo film documentario ha una serie di testimoniali, personaggi presenti molto, molto importanti che secondo me danno dei messaggi. Faccio una premessa, il film nasce da un'intuizione, cioè cercare di dimostrare e raccontare che questa visione del mondo, questa visione del mondo connessa, questa visione dell'uno, è raccontata in realtà da più parti. E quindi io mi credo di leggere libri di filosofia, di culture ancestrali, di fisica quantistica, che riportano tutti alla stessa conclusione, cioè che tutto è uno, tutto è connesso. E quindi a un certo punto mi sono detto, ma perché non facciamo qualcosa che faccia parlare tutte queste culture apparentemente distanti tra loro in un unico progetto, e dimostriamo che in realtà quello che dice il nativo d'America è la stessa cosa che dice lo scienziato, è la stessa cosa che dice il filosofo. Tutti oggi, in questo momento della storia, stanno in qualche modo portando l'attenzione su questo tema, sul fatto, su questa, diciamo, eterna connessione. E quindi e il film in qualche modo dimostra da più punti di vista questa nuova visione del mondo. E per fare questo, cioè, ovviamente mi sono circondato di esperti anche di persone comuni, perché il nativo d'America, sono andato dentro il villaggio Hopi e ho fatto parlare ovviamente un nativo d'America che vive da lì. Diverso, per esempio, per raccontare l'invisibile, la fisica quantistica, ho fatto parlare scienziati di fama internazionale come Emilio Del Giudice, considerato uno dei più grandi fisici quantistici italiani degli ultimi 50 anni, anzi fisica nucleare, Massimo Citro, Vittorio Marchi, e poi abbiamo dentro Masaru Emoto, che è stato, che non era uno scienziato, ma era un ricercatore, che da bravo ricercatore, in qualche modo sdoganato da in qualche modo gli insegnamenti ortodossi, si è messo lì, ha fatto una ricerca che non ha fatto mai nessuno, e quindi ha cercato di dimostrare gli effetti della vibrazione, perché poi il film, per dimostrare la connessione che c'è fra tutte le cose, cerca di raccontare gli effetti dell'invisibile, e quindi Masaru Emoto cosa ha fatto? Ha cristallizzato l'acqua, stimolando l'acqua con vari stimoli, che possono essere quelli dal pensiero a una fotografia, ad una frase. E ha dimostrato come in qualche modo il cristallo che si crea nell'acqua nel momento della cristallizzazione è diverso a seconda dello stimolo emozionale che percepiva l'acqua. E questo ci dimostra in maniera visiva come nell'invisibile in realtà si muovono le emozioni. E queste emozioni in realtà hanno poi un responso nella realtà. Poi c'è Alberto Ruiz Bonfil, un grande attivista per i diritti della terra, archeologo, Enzo Braschi, esperto di Latino America, insomma ci sono tanti personaggi interessanti. Grazie. Scusami. No, c'è anche Greg Braden, dicevo, l'ultimo, me l'ho dimenticato. Beh, è un gruppo, è un documentario ricco di voci importanti e di considerazioni anche importanti, quindi spero che poi insieme a tutti quelli che parteciperanno avremo modo di riflettere su tutto quello che apprendiamo. E tu hai detto una cosa importante, l'acqua, che mi ha fatto pensare che oltre a
gli alberi, le foreste, la biodiversità. Questa, quello che ho scoperto io personalmente, che mi ha sorpreso, è la forte presenza di acqua in questi territori, perché uno di solito è abituato a pensare all'Umbria come un luogo dove ci sono colline meravigliose, natura incontaminata, ma non ci sia, non c'è il mare, sì, ci sono dei laghi, ma non pensa a tutta l'acqua che scorre qui sotto, ai torrenti, ed è questo, credo, che proprio poi ne parleremo dopo che vedranno sicuramente, sentiranno le considerazioni di, sul potere dell'acqua, insomma. Questo potrebbe anche spiegare del perché in questi territori c'è una forte energia, proprio per questa presenza non soltanto di natura incontaminata ma anche di acqua che tu vedrai quando verrai a trovarci, arriva e ti sorprende improvvisamente con torrenti, cascate, terme, piccoli laghetti che tu non ti aspetti di trovare, ecco, e colori meravigliosi. Quindi questo così per invitarvi veramente a vivere con consapevolezza con noi questi 4 giorni. Io, Thomas, non aggiungo altro, perché tanto noi martedì prossimo, martedì 29 alle ore 21, saremo in diretta proprio sul canale, sulla pagina della Casella su Facebook, per parlare un po' di questo film, ma anche di quelli che diciamo, di ciò che tu stai producendo in questo periodo, per cui approfondiremo un po' questa tua scelta e il tipo di documentari che, grazie, riesci a sfornare ogni tanto. Questo è stato il primo di una lunga serie di prodotti, secondo me, eccezionali. Quindi grazie, Thomas. So che tu tra un po' sei in viaggio, perché stai registrando, insomma, sei impegnato in una missione importante, per cui rimani con noi finché vuoi, ma poi quando è il momento vai, ci vediamo. Guarda che c'ho il treno che non mi aspetta, purtroppo, quindi... Va bene. Ci vediamo sabato prossimo. Sì, ci vediamo martedì e poi ci vediamo sabato prossimo. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Ciao Thomas, e andiamo avanti con un paio di cose prima di arrivare di passare la parola a Davide Pompei, che è qui con noi. Allora, io ci tengo a invitarvi anche a partecipare a questa esperienza particolare, che sarà proprio il laboratorio teatrale, laboratorio esperienziale Teatro Natura, itinerante, peraltro suddiviso in due giornate. Verrà costruito e lavorato minuto per minuto, in modo molto spontaneo e anche esperienziale, una rappresentazione teatrale che vi aiuterà sicuramente a non soltanto a costruire un rapporto particolare con la natura, ma anche a lavorare su voi stessi, a scoprire delle abilità e delle capacità anche di recitazione che magari non pensavate di avere, per cui proviamo, sperimentiamo. Questo secondo me è un evento in cui stiamo sperimentando tante cose insieme, tante cose che questo territorio forse insieme non ha mai visto, per cui mi piacerebbe che chi arriva e partecipi con lo stesso spirito di voler provare, sperimentare, che secondo me è anche il momento adatto da fare, un momento in cui le persone stanno cambiando, tante situazioni stanno cambiando, quindi siamo forse più propensi a scoprire un modo nuovo di relazionarci con la natura e con noi stessi. Oltre a questo rapporto con la natura, ribadisco, per noi il territorio è molto importante, ed è per questo che il giorno 3 luglio abbiamo organizzato con il Comune di Parrano una visita in un territorio che è pieno di sorprese, e, natura, storia, cultura, piscine termali, ma io non vado dentro questo discorso, perché so che c'è chi ne sa molto più di me e che è qui proprio per invitarci e per introdurci in questo, in modo un po' in anteprima, in questo viaggio, il giorno 3 alla scoperta di Parrano. Davide Pompei. Sì, salve, io in realtà non sono un ascoltatore, non conosco bene i dettagli del festival, quindi semplicemente delle questioni logistiche, magari, ecco, la eventuali prenotazioni, numeri chiusi, questo chiedevo, come funziona per un discorso magari, ecco, di persone residenti sul territorio che vorrebbero poi comunque spostarsi e non partecipare, ecco, da fuori, questo interessava, aspetto pratico.
Allora, io volevo far intervenire Francesco Bifulco perché appunto insieme al Comune di Parrano e l'Associazione Italia Liberi di Tutti, che lui oggi qui rappresenta, abbiamo pensato di riorganizzare questa tappa su Parrano, nel senso che comunque nell'ottica di valorizzare il nostro borgo e quello di Figulle, chiaramente abbiamo pensato di coinvolgere anche alcune realtà locali che si stanno occupando in particolare delle piscine termali di Parrano, il bagno del diavolo, inserito dentro il complesso speleologico e diciamo naturalistico Natura 2000 delle Tane del Diavolo, e la mattina prima di appunto scendere alle tane, quindi di questo bellissimo luogo e di proprietà delle acque che avremo, insomma, è prevista una visita al centro storico con un'altra eccellenza che è appunto il centro di trasformazione dei prodotti agricoli gestito dall'associazione Gusto Umbria Terre dell'Upa. Passo la parola a Francesco così ci racconta un po' che cosa stanno facendo con Tana Liberi Tutti, perché non è solo la semplice gestione di un parco termale, ma tutto quello che è il complesso naturalistico, la valorizzazione dei sentieri e alcune operazioni che stanno portando avanti con la loro associazione, è un grande pregio il nostro valore per il territorio. Prego Francesco. Grazie Isabella, buongiorno. Io andrò un po' a braccio perché in realtà non dovevo nemmeno venire più oggi, sono in cambio di un altro rappresentante dell'associazione, che, insomma, l'ho saputo ieri sera. E le Tane Liberi Tutti è un'associazione territoriale senza scopo di lucro con cui sta collaborando con il Comune di Parrano per la gestione di questo spazio, che è un SIC, che è un sito di interesse territoriale di importanza comunitaria, scusate, delle Tane del Diavolo, dove c'è una fonte termale, ma non è quella l'importanza per la comunità, ma il valore naturalistico delle forre e della sensibilità del territorio. Questo è un territorio, come già è stato detto, che ha impressionanti valori naturalistici, ma sono un po'... ecco, non messi a sistema come no profit, come collaborazione con i cittadini, non solo per rendere accessibile il parco termale, positiva, ma anche di andare a lavorare alla fruizione naturalistica delle attraverso dei sentieri escursionistici da recuperare e da riscoprire. Mi si è spento tutto, non so se mi state sentendo ancora. Ah, ok, non è nemmeno il mio telefono, scusate. E quindi, insomma, è un progetto di associazionismo, di cittadinanza attiva sostanzialmente, che con cui siamo felici di partecipare a questa opportunità che dà Itaca sul territorio per rendere fruibile ancora di più una cosa che, ecco, va secondo lo scopo statutario associativo e verso una rendere fruibile il territorio per chi lo abita sostanzialmente. E io non ho idea di quale sarà il programma della mattinata del film, ma immagino che andremo un po' a giro per questi sentieri. No, esattamente, nel senso che faremo una visita al centro storico e poi chiaramente visiteremo il nostro centro di trasformazione dei prodotti agricoli e il centro di documentazione territoriale, dove sono racchiusi una maggior parte dei reperti che sono stati trovati nel complesso appunto speleologico dei Tane del Diavolo, che sono appunto un sistema di grotte carsiche abitato fin dal Paleolitico, e pertanto diciamo c'è una ricca produzione in termini di vasellame, di utensili, perché comunque, ecco, era un sito magico connesso anche al fatto della presenza di questi vapori dell'acqua termale, queste acque calde che anche appunto d'inverno offrivano riparo e rifugio agli uomini. Quello è proprio un luogo dove si effettuavano appunto
non solo diciamo il classico insegnamento urbano, ma anche dei riti sciamanici che appunto in, nella preistoria erano propiziatori di prosperità, buoni raccolti e comunque di buona sorte. Pertanto ecco diciamo che è un modo per mettere un po' a sistema quello che è la nostra storia, quindi le nostre risorse e quello che possa essere visitabile, e poi appunto tramite un sentiero che si può fare a piedi, il cosiddetto sentiero del Brenda, raggiungeremo le tane del diavolo e godremo appunto di bellissimi boschi che circondano questo, questo luogo, per poi arrivare in un momento diciamo di relax alle, alle piscine termali, dove chi vuole potrà farsi un bagno e degustare qualcosa, perché presso le tane c'è un, appunto un piccolo punto di ristoro che lavora solo con produzioni locali e in maniera sostenibile e responsabile. Grazie. Bene, io andrei verso la conclusione, e magari se poi il sindaco di Figulle vuole, ha aperto insomma il cerchio, lo vuole anche chiudere, anche Sonia, un saluto finale da parte di tutti. Il programma è un programma ricco e denso, insomma, chi ha preso appunti bene, chi non ha preso appunti può tornare sul sito di Itaca, dove sono stati veramente eccezionali per ogni tappa, e sono tante le tappe quest'anno, hanno predisposto un programma molto dettagliato, per cui potrete leggere per ogni giorno l'attività, la descrizione dell'attività, i contatti, come prenotare, insomma tutto è tutto disponibile online. Poi potrete seguire sicuramente il comune di Parrano, di Figulle, che potranno, che condivideranno le nostre attività, e anche la casella. Quindi vi aspettiamo, vi ringrazio, ringrazio tutti quanti. Vorrei un saluto finale da Gigi Maravalle e Sonia Bregoli. Anzi, facciamo Sonia Bregoli e Gigi Maravalle, così concludiamo così come abbiamo aperto. Grazie Paola. Volevo veramente ringraziare a nome di Itaca Nazionale, del coordinamento nazionale, veramente il grande lavoro che è stato fatto, che non è da poco, e di tutta la rete che avete creato, dei contenuti del, del programma. Un ringraziamento al comune di Figulle e di Parrano per sostenere questa importante, piccola e grande tappa per la prima volta in Umbria, che ne siamo veramente molto contenti, e quindi ringrazio anche Paolo Piacentini che è venuto lì a, insomma, a presenziare dal vivo, no, quello che è il festival. Quindi proprio diamo il via quindi al, alla tappa e al diritto di respirare, proprio, no, declinato veramente. Il programma è veramente molto bello. Io mi sono occupata di tutta la parte insieme a Paola dell'inserimento, del lavoro online del programma, quindi veramente dettagliato, interessantissimo. Andate www.festivalitaca.net e veramente buon lavoro a tutti, e spero di venire lì a vedere questo bellissimo territorio che avete descritto e le cose importanti che sono state dette oggi, veramente molto attuali, e che è la strada su cui bisogna assolutamente intraprendere. Il cammino è questo, almeno dal nostro punto di vista, che penso che è condiviso da tutti, se no non saremmo qua. Grazie. Ecco, sì. Io vorrei ringraziare tutti quanti che sono intervenuti e in presenza o in collegamento, in particolare per gli interventi che sono stati tutti estremamente interessanti e hanno messo in luce tanti aspetti che riguardano un possibile sviluppo dei borghi a 360 gradi, ma che c'entrano assolutamente al 100% quanto il Comune di Figulle e il Comune di Parrano stanno realizzando. Noi stiamo andando esattamente in questa direzione. Cioè, la natura è un valore che ci appartiene. Noi siamo al centro di un territorio con migliaia di ettari di boschi e foreste, perché riguarda il Monte Peglia, ma nell'altro versante inizia subito dopo la vallata tutto il territorio che riguarda il Monte Rufeno fino al confine con Lazio. Quindi siamo nel cuore di una superficie naturale straordinaria, bellissima,
e che deve essere vissuta, e questo festival è una grande occasione per vivere la natura e viverla in modo responsabile. Quindi di nuovo ringrazio per gli interessanti interventi. I nostri borghi sono aperti, nel senso che accogliamo Paola, che ha portato un'energia straordinaria insieme a tutti voi, e però insomma negli anni noi stiamo anche vivendo, diciamo, un fenomeno abbastanza interessante, forse in controtendenza con altri borghi. Negli ultimi anni a Figulle ci sono stati, sono arrivati, hanno investito molti stranieri, soprattutto americani e inglesi, quindi siamo borghi che, diciamo, non siamo potenzialmente resilienti, stiamo, diciamo, in presa diretta con questa volontà di riqualificare, ritrovare nuove ragioni per i boschi, la bellezza di un vivere slow, nel senso di tutti i valori che questa filosofia contiene. Quindi questo festival, ripeto, come ho detto in premessa, e con questo, diciamo, saluto tutti, mi auguro sia un seme prezioso che viene piantato quest'anno con un programma incredibilmente ricco di eventi, un seme che in futuro possa diventare un festival del territorio a 360 gradi, coinvolgendo, diciamo, ovviamente il comune di Figulle e di Parrano, ma tutto il territorio circostante. Quindi ancora grazie, e vi aspettiamo a Figulle e Parrano, ovviamente. Grazie mille, arrivederci.